Radio Radicale, siamo con la deputata Maria Chiara Gadda del Partito Democratico per parlare di un'iniziativa che si è svolta oggi a Montecitorio che riguarda la responsabilità sociale d'impresa e l'economia circolare per uno sviluppo generativo delle comunità. Si tratta di un punto d'incontro che permette di far collaborare imprese non profit con imprese che invece operano sul mercato in un determinato settore che è quello sociale d'impresa. In che termini si può realizzare questa collaborazione e soprattutto con quali soggetti? Sono tanti anni che mi occupo di questi temi e trovo cittadini, imprese, associazioni di volontariato che operano in un modo meraviglioso e spesso inconsapevole. Alcune leggi che abbiamo approvato in questo Parlamento servono per sistematizzare, per strutturare tante iniziative. Mi riferisco alla legge sul dopo di noi, all'agricoltura sociale, alla legge sullo spreco alimentare e il grande quadro che inserisce tutto questo, che è la riforma del terzo settore. Ci sono dei mondi differenti, come quello del profit, delle grandi imprese, ma anche dei piccoli negozi di quartiere, che possono dialogare in modo molto virtuoso con il mondo del terzo settore del volontariato. Cosa significa? Significa cercare tutti assieme un senso di comunità perduto, ma soprattutto la dignità della persona. La dignità non si consegue soltanto con dei sussidi, che talvolta sono importanti, un aiuto anche economico importante, ma la dignità delle persone, se pensiamo ad esempio ai ragazzi con disabilità psichica o motoria, si raggiunge attraverso il lavoro e l'integrazione sociale, non con l'esclusione. E in conferenza stampa oggi abbiamo presentato un progetto molto importante che vede coinvolti una grande azienda, Leroy Merlin, e una cooperativa agricola sociale che esiste nel nostro territorio da tantissimi anni, che è la cooperativa Capodarco, che hanno promosso una serie di iniziative, una serie di progetti di diverso tipo. Nella città di Roma hanno costruito insieme un grande orto urbano in una zona periferica dove i cittadini di quel quartiere possono avere il loro pezzo di terra e far incontrare generazioni, ragazzi giovani con i loro nonni, ma soprattutto incontrare proprio quei ragazzi della comunità di Capodarco che all'interno di una serra coltiveranno con fatica ma anche con tanto amore delle piante officinali che verranno vendute nei negozi di Leroy Merlin. E oltre a questo, perché poi si parla di economia circolare, ma l'economia circolare la dobbiamo anche vedere, le eccedenze alimentari che i cittadini di questi orti produrranno verranno donate a delle associazioni di volontariato del territorio. Circolarità significa sol non soltanto far girare le merci, ma attraverso le merci, attraverso il lavoro, creare valore e questo significa rigenerare. Questa economia circolare è molto diversa dall'economia lineare perché si pone un obiettivo semplice, non soltanto raggiungere la dignità della persona, ma anche la sua felicità. Pensare che dei ragazzi disabili che possono essere magari considerati ai margini della collettività o che possono essere un peso per la collettività, possono vivere in una comunità, possono vivere del loro lavoro. Oggi li abbiamo visti in questa conferenza stampa felici di poter raccontare la loro storia, che è una storia di vita. E la politica serve per questo, non tanto per creare dei fenomeni, ma serve per osservare la realtà, soprattutto queste esperienze positive, e metterle a sistema con leggi buone, con leggi quadro che li possano indirizzare. Oggi abbiamo visto sul campo cosa significano questi provvedimenti. Le volevo chiedere se, oltre ai casi che sono stati citati in questa conferenza stampa di Leroy Merlin e della comunità di Capodarco, se ci sono altri esempi di collaborazione, diciamo, bilaterale. Intanto diciamo che se volessimo fare una fotografia del mondo del terzo settore, in Italia dovremmo dire che ci sono 5 milioni di volontari e 1 milione di persone che hanno scelto il terzo settore come loro esperienza lavorativa. Il terzo settore non è qualcosa che si fa perché non si è trovato un altro lavoro, ma è proprio una scelta di vita di tanti ragazzi, di tante persone che studiano proprio per fare quello. E di esperienze, nel corso della mia esperienza, ne ho incontrate migliaia. Esperienze che appunto uniscono l'esigenza di un
una nuova e rinnovata responsabilità sociale d'impresa. Ad esempio, le imprese dell'intera filiera agroalimentare che donano le eccedenze alimentari o le eccedenze farmaceutiche e gli altri prodotti rispondono con la loro azione a un bisogno sociale. E con grande, devo dire, stupore, in questi anni sono nate collaborazioni tra soggetti diversi, non solo imprese ed enti del terzo settore. Pensiamo anche al ruolo degli ordini professionali e di alcune professionalità specifiche che attraverso il loro lavoro contribuiscono a questa circolarità. Se pensiamo allo spreco alimentare, abbiamo l'esperienza di Caritas, dei banchi alimentari, di tutte le aziende che donano, dal ristorante fino alla nave da crociera. E poi abbiamo i medici veterinari, il magistrato che può disporre o no di donare le eccedenze alimentari sequestrate, gli insegnanti che hanno un ruolo fondamentale, creare quella cultura di base che serve alle leggi per continuare a vivere. Le leggi camminano poi sulle gambe di chi le racconta e li vive ogni giorno, non soltanto di chi le scrive. E poi di tutti i cittadini, perché nel momento in cui si assegna a questi temi un valore importante, si crea quel tessuto che consente alle aziende di fare la differenza. Io penso che tra un panettiere che dona le eccedenze e uno che non lo fa, a parità di prezzo, a parità di qualità, il cittadino sceglierà chi sa stare sul mercato in un modo diverso, rispettando la dignità del lavoratore, rispettando i beni con cui ha a che fare, rispettando la comunità in cui vive. Sono tutti temi che sembrano molto diversi, ma stare sul mercato, fare impresa è una cosa seria, talmente seria che è scritta nell'articolo 118 della Costituzione. La sussidiarietà non è un disimpegno del pubblico nei confronti del privato, è un modo in cui le imprese, i singoli cittadini, tutti coloro che partecipano alla vita di una comunità possono rispondere a dei bisogni sociali della collettività, anche attraverso la propria azione. Un'ultima questione, lei ritiene che ci sia attenzione del governo a queste forme di, diciamo, di collaborazione, di incontro tra imprese che si muovono su due piani diversi, e ritiene che questo possa, diciamo, rappresentare anche un piccolo volano per l'economia? Io innanzitutto non ho parlato di un'economia residuale, perché quando parliamo ad esempio di recupero di eccedenze alimentari parliamo di diversi punti di prodotto interno lordo e queste economie... Lei saprebbe quantificare? Ad esempio, faccio un esempio, una catena della grande distribuzione, una sola, e quindi moltiplichiamo per tutti i ristoranti, per tutti i luoghi dove il cibo viene trasformato, venduto in diverso modo, i mercati rionali, una sola catena in un anno, grazie alla legge 166 sul recupero delle eccedenze alimentari. La legge GAD. Sì, la legge GAD, ma la legge di tutti quelli che la applicano, dona per circa 28 milioni di euro. Per diverse migliaia di tonnellate, quindi significa che questi temi hanno una valenza economica fortissima. Se pensiamo all'attività delle cooperative, ad esempio agricole, che fanno agricoltura sociale, parliamo di aziende, di cooperative sociali che sono organizzate in modo tale da poter stare sul mercato. E quindi quando dico che i cittadini devono essere educati a pensare anche in questo modo, significa sostenere anche attraverso l'acquisto è una scelta politica, questo tipo di iniziative. Io credo che al governo spetti raccogliere il testimone della precedente legislatura. La riforma del terzo settore è attiva, le agevolazioni fiscali che noi abbiamo voluto introdurre nella scorsa legislatura sono attive dal 1 gennaio 2018, quindi è una riforma vera che potenzia anche la scelta dei cittadini di fare la loro parte, ad esempio attraverso delle donazioni agli enti del terzo settore. Però devono essere fatti anche gli altri passaggi. Per esempio, la legge sull'agricoltura sociale necessita di un decreto attuativo che deve essere fatto, che era già pronto nella scorsa legislatura e che deve essere soltanto firmato per consentire di chiudere in percorso. Lo stesso per la riforma del terzo settore, e abbiamo un appuntamento fondamentale che è la legge di bilancio, perché le parole, se non trovano poi concretezza,
alla fine non portano a nessun risultato. Quindi vorrei vedere nella prossima legge di bilancio il fondo indigenti rifinanziato, il fondo legato agli aiuti alimentari rifinanziato e soprattutto delle politiche che contemplino la complessità di questo mondo. E credo che l'esperienza dei ragazzi di Capodarco ci abbia fatto capire che loro non vogliono sussidio, soprattutto se parliamo di disabilità grave. Vogliono avere la possibilità di vivere in una casa, se non è con i loro genitori, assieme ad altri ragazzi, ma soprattutto di lavorare. E quindi se le misure devono essere tutte drenate da un reddito di cittadinanza fatto nella forma di un sussidio e non di reddito di inclusione sociale, il Partito Democratico e io personalmente non sarò mai d'accordo. Non avrò magari il consenso popolare, ma chi fa politica e soprattutto chi ha il dovere e l'onore di rappresentare i cittadini deve continuare anche dall'opposizione a dire queste cose. Ringrazio molto la sua disponibilità per averci parlato di questo esempio virtuoso di collaborazione tra imprese che operano nel mercato come Leroy Merlin e la comunità di Capodarco, esempio di economia circolare positiva. Grazie.